celebrato il quarto d'ora accademico, che non si dovrebbe celebrare mai, vabbè, mai così. Poi a Roma, anzi ci è andato già bene perché con i collegamenti che abbiamo. Benvenute e benvenuti a tutti in questa nostra sede della nostra università, per questo incontro, grazie Giulio, per questo incontro delicato e speciale perché per me con particolari significati. Incontro che vorrei idealmente dedicare alle ragazze e ai ragazzi che in questo periodo si sono impegnati con il Friday for the Future. Perché ci hanno dato un segnale importante e lo hanno dato, se mi permettete, non voglio fare l'esercizio che faccio ogni tanto, ma l'hanno dato in particolare a noi che abbiamo qualche anno di più. Delicato e speciale, vorrei dedicarlo poi alla seconda persona che sta nel cuore mio e che sta nel cuore di tanti di voi, sono sicurissimo, a Giorgio Nebbia, che è stato mio padre di vita universitaria. Non sono mai stato un discepolo della sua disciplina, perché sono stato sempre uno spirito libero che ha fatto sempre quello che voleva fare, ma Giorgio mi ha sempre seguito, le nostre telefonate quasi settimanali, un po' giù di lì, insomma, poi purtroppo troncate dopo un dicembre brutto, le nostre telefonate settimanali erano continui fuochi di artificio, nel senso che come alzavo la cornetta partivano già due o tre idee di cose che avevo da fare nei tempi immediati. E con Fulco vorrei fare un salto nel passato, ricordando con lui quando facemmo, arrivati a Roma, Giorgio ed io, Fulco era allora, leggo della locandina, questa è una locandina storica, l'ho mandata a prendere nella mia stanza, è una locandina storica perché facemmo i corsi di formazione in politica dell'ambiente, se ti ricordi. Come no? E questa roba si è tradotta in questo oggetto, anch'io ho un libro, caro Piccioni, si è tradotto in questo oggetto dove ci sono le testimonianze di persone che hanno fatto la storia dell'ambientalismo italiano e che aprimmo con una frase, credo sia una delle ultime copie che mi è rimasta, quindi non le posso fare omaggio a nessuno, me lo tengo per me, poi lo regalerò a qualcuno dei miei giovani collaboratori. Presi una frase d'occhiello, come si fa nei libri, come mi piace sempre fare, che era una frase di Tomás Maldonado, che non so quanti di voi ricordino, che dice: il feroce saccheggio della natura, compiuto negli ultimi due secoli, sarebbe incomprensibile senza un esame minuzioso delle modalità operative di questi fattori storici. In pratica, ciò significa che la domanda sullo scandalo della società deve precedere la domanda sullo scandalo della natura. E questo ragionamento è un ragionamento che ci dovrebbe presidiare con molta attenzione nel tempo. Io sono ben lieto di ospitarvi oggi qui. Questo corrisponde alla seconda maglietta che indosso con piacere in questa stagione della mia vita, facendo quello che le mie nipoti definiscono la mezza pensione, essendo un professore in pensione ma essendo anche in attività. Occasione stata bella anche per incontrare persone che non vedevo da molti anni e con cui mi sono incrociato nella vita di ricerca universitaria. Vorrei ricordare un paio di cose. Vorrei ricordare innanzitutto un tema importante che sta sotto il nostro ragionamento, dietro il libro di Piccioni, prima del libro di Piccioni. Ecco, le due magliette sono quella di rettore di questa università, che è un'università telematica delle Camere di Commercio, con ora
13 corsi di studio, quando abbiamo cominciato, avevamo 3 corsi di studio, oggi siamo a 13 corsi di studio con una grossa attività, diciamo, che ci tiene abbastanza impegnati e che rende un po' faticosa la mia vita e che mi aveva reso qualche perplessità quando il ministro Costa cortesemente ha voluto chiamarmi per svolgere questa, la seconda maglietta che oggi porto qui sul bavo della giacca, che è quella dell'orsetto. Scelto in proposito di orsetto rosso, così si capisce anche un po', no? Bene, così ci intendiamo bene. Un orsetto rosso che è l'orso del Parco Nazionale d'Abruzzo, l'Abruzzo, Lazio e Molise, perché oggi questo ragionamento ci deve presiedere. E il tema che c'è dietro questo incontro di oggi è anche un tema importante legato alla questione della rappresentanza, che è un tema in crisi in questo momento nel nostro paese per molti aspetti. Rappresentanza sia nei segmenti, diciamo, delle attività professionali, imprenditoriali, sociali, ma anche con qualche crisi anche nel rispetto delle questioni che stanno anche a noi a cuore, perché assistiamo. Un tempo era un ragionamento molto più strutturato, oggi ci sono fughe di qua di là, abbiamo masse americhe rispetto alle quali occorre costruire un progetto. Gli anni in cui avvengono le cose che sono scritte qui nel libro di Piccioni, che fortunatamente ha voluto farmi avere qualche tempo fa, si legano anche alla storia e al percorso di un grande sindacato italiano. Tutti i sindacati sono grandi perché sono espressione costituzionale, e qualcuno ogni tanto se lo dimentica. La CGIL svolse un ruolo importante anche in un momento culturalmente non facile, perché io ricordo, io li ho visti tutti quegli anni, ero più giovane, ero uno dei giovanottini in quel tempo, ero il giovane assistente di Giorgio, e ricordo perfettamente qualche rigidità di quello che allora si chiamava Partito Comunista rispetto alle questioni dell'ambiente. C'erano forse delle urgenze maggiori, ma in periferia, però queste cose, in periferia dei campi di battaglia si capiva un po' meglio. Io ricordo benissimo l'elaborazione che dovettero fare gli editori Vigili con un bel volume che poi fece di fatto a cura dell'Istituto Gramsci. Quindi queste battaglie per portare la questione ambientale a un'attenzione diffusa. E ricordo altrettanto l'atteggiamento, che oggi ritrova però un momento anche di attenzione nuova, bisogna dirlo con grande chiarezza, per esempio di oggi di Papa Francesco sulla questione ambientale, perché io ricordo che nel 72 alla conferenza di Stoccolma, Giorgio, che era un discolo tanto quanto me, una delle cose che ho insegnato è esattamente questa, andò come rappresentante della Commissione Giustizia e Pax alla conferenza di Stoccolma sull'ambiente. Allora, il tema della rappresentanza, il sindacato si dà carico della, e sono stato anche ben lieto di ospitare un'iniziativa di un altro sindacato italiano, mi riferisco alla UIL, che è venuta da noi con un'altra iniziativa fatta di recente nel territorio del parco. Voglio dire, c'è questo tema della rappresentanza che allora fu vissuto in maniera molto impegnata, si deve all'impegno anche dei sindacalisti, all'intelligenza dei sindacalisti di quel tempo, se alcune cose poi importanti sono state fatte. C'è un altro elemento per cui è importante parlare ancora una volta di parchi. E l'altro elemento rappresentato da un'altra questione che sta a cuore, diciamo, dei miei studi, dei miei collaboratori, e che anche in questa sala, in questo tempo abbiamo affrontato, che è la questione montagna. È la questione montagna e la questione aree interne. Mi ha telefonato nei giorni scorsi un rappresentante dell'ANCI
chiedendomi di registrare un pezzo per un'iniziativa che faranno a Courmayeur, credo, i primi di marzo. E il tema di fondo che si vuole appunto affrontare è quello, gli ho detto, ma voi che volete, ho fatto con un po' con questo ragionamento, ma voi che volete, che cosa volete che vi dica? E il che cosa volete che vi dica è rappresentato sostanzialmente da un ragionamento su i parchi come opportunità di argine alla crisi complessiva delle aree interne, che sono un tema sul quale non sarà mai sufficiente il dibattito, atteso che se continuano le cose in questi termini, laddove ci sono i serbatoi della natura, i serbatoi delle risorse che noi usiamo nelle città, una per tutti valga l'acqua, noi assistiamo a fenomeni di spopolamento e a fenomeni di desertificazione significativi. I parchi possono aiutare a in qualche modo arginare queste situazioni. Lego questo ragionamento a un'altra questione che è sui tavoli, a mio avviso e a mio gusto, da troppo tempo senza dare esiti operativi, legasi la questione della strategia nazionale delle aree interne, con, permettetemi di dire, una montagna di documentazioni, ma una bassissima, al parco in questo periodo sto, siccome il parco si fronteggia perlomeno con tre corni di territorio sui quali esistono tre strategie, tre pezzi di strategia nazionale delle aree interne, però vedo grandi dichiarazioni di principio e ridotte pratiche di concretizzazione di cose che poi possono consentire alla gente, va bene, ho visto che queste cose si fanno, si può andare avanti. E quindi questo grande tema, parco e rapporto con le aree interne. L'ultima considerazione, ce ne sono molte altre dentro il libro. Diciamo il primo terzo di libro Luigi l'ho percorso, quindi c'è i pizzini qui dentro, ma non vi tormento con questi, non ho messo i propositi, perché dentro ci sono le parti sottolineate. L'ultima questione importante, molto importante secondo me, è che chiacchierare di questioni sulle aree interne, sui parchi, eccetera, eccetera, posto che, e vi dirò qualcosa tra pochi secondi, che sì, quello a cui io penso è queste aree protette ci sono state affidate, le dobbiamo restituire al termine dei nostri periodi di esperienza migliori di quelle che, con cui ci sono state consegnate. Ben governate, dove la parola governo del territorio è molto importante, carica di molti significati, ma soprattutto uno sforzo che dobbiamo fare è quello connesso a una cosa che al sindacato ovviamente sta a cuore e fa scopa con la parola lavoro, che io preferisco declinare al plurale, lavori, atteso che se lavoriamo sull'idea, io personalmente questo costituisce il senso del mio operare in questo periodo, perlomeno la buona volontà, poi i risultati che vedremo. Se lavoriamo con l'idea del pensando ai parchi come al laboratorio o ai laboratori, uso sempre i plurali perché il bello di questo paese è la pluralità delle situazioni. Per le quali le soluzioni non sono omologhe, ma vanno ritrovate di volta in volta. Allora, se noi lavoriamo sul tema lavori, questo può rappresentare, vuol dire, la ricerca di nuovi lavori, nuove funzioni, e se volete anche il rispolveramento di vecchie funzioni o professioni, può rappresentare un percorso molto importante. E farò un piccolo riferimento alle cose che in questo mi fa piacere rendere conto anche a questo auditorio, anche perché ci sono persone che diciamo ho già incontrato nei territori del parco, Fulco ha avuto anche un ruolo di governo nel parco stesso. Mi fa piacere dire alcune cose partendo proprio dai lavori. Uno dei primi incontri che io ho fatto
è stato con i guardiaparco. Ed è stato un incontro con i guardiaparco, rispetto ai quali io avverto, allora, innanzitutto ci troviamo di fronte a un dato critico, e cioè che siamo in presenza di persone, donne e uomini, ormai di un'età media non bassa, bensì tendente all'alto, il che vorrà dire problemi di turnover che bisognerà affrontare, ai quali accanto alle funzioni ordinarie probabilmente oggi noi dobbiamo andare a insegnare, a valorizzare, che poi ce l'hanno dentro di sé, lasciamo stare i casi dei guardiaparco emblematici che tu conosci, che hai descritto, di cui abbiamo parlato, che abbiamo celebrato quella sera a Villetta Barrea. Dobbiamo pensare a persone e a funzioni professionali che carichino dentro di sé, per esempio, tutta la valenza relativa alla fruizione ambientale e alla condizione anche di guida, di apertura, di lettura delle risorse del territorio. Quindi lavori e lavori nuovi. Lavori e lavori nuovi diversi rispetto a quelli sui quali io, la mia generazione, siamo nati, siamo stati venuti. Basti pensare che io oggi tiro fuori questo, se mi perdo nel bosco e se c'è la copertura, e se c'è la copertura, che non c'è poi, altro schifo col quale bisogna fare i conti, perché questo è dato di fatto, se uno si perde lì dentro, si perde lì dentro. Sono stato a Villa Vallelonga alcuni giorni addietro, un posto bellissimo, chi non ci è andato mai ci vada perché è un posto veramente incantevole, e però a un certo punto, ciao, se per caso camminando o girando in bicicletta cadi e ti spezzi la gamba, se non hai qualcuno fortunato che ti vede a prendere, ci rimani, ok? Come no? Allora, i lavori, la questione dei lavori, la questione dei guardiaparco. Noi abbiamo fatto in questo periodo, ecco, poche notizie e concludo, mi piace segnalare, è stato fatto, è partito un grosso lavoro di ripresa programmatica sull'orso, cercando di valutare sostanzialmente quello che con il programma a medio termine noi possiamo fare. Abbiamo messo intorno al tavolo gli operatori scientifici, perché certamente non posso mettere, devo mettere intorno al tavolo gli operatori scientifici che mi dicano quali sono le situazioni con le quali dobbiamo fare i conti. E da questo punto di vista il 18 prossimo avremo una importante riunione con i principali operatori scientifici sulle problematiche del morso. Poi ogni tanto qualcuno ci fa una tirata, io sono abituato a prendere le tirate, non mi interessa. Noi dobbiamo guardare lontano, dobbiamo avere la capacità di guardare lontano. Vorrei chiarire che non abbiamo nessuna intenzione, nessuna idea di avere iniziative finalizzate alla riproduzione di orsi. Vorrei dire che abbiamo un'idea, abbiamo fatto un grosso lavoro in questo tempo, di che ancora non si vede, ma si dovrà vedere. Ed è un lavoro di ascolto con tutti i comuni del parco. Li abbiamo visitati tutti, li abbiamo incontrati tutti, fra me e il direttore. Abbiamo oggi un report di riflessione di quello che occorrerebbe fare rispetto ai singoli comuni. Questa roba deve diventare progetto. E voglio dire ad alta voce, perché l'ho poi scritto anche, posso essere tranquillamente cacciato, non mi interessa, sono un uomo libero, lo sono sempre stato e lo sarò fino a quando muoio. Ho ricevuto nei giorni scorsi una lettera di alcuni sindaci, di 5 sindaci, che chiedevano facciamo questo, facciamo questo, facciamo quell'altro, e il parco ci mette a disposizione 500.000 euro. Bene, gli ho detto il bilancio del parco sono 7 milioni, bloccato da indennizi, stipendi eccetera. Quest'anno il ministero ci taglia 400.000 euro, tanto perché i tagli lineari camminano su tutte le amministrazioni. Va bene, vi do 500.000 euro per fare che cosa? Non ho la risposta. Allora ho detto, i quattrini andiamoli a cercare, facciamo delle idee progettuali, andiamoli a cercare insieme.
E da questo punto di vista la mia idea, qualcuno che è presente in questa sala lo sa, e determinare anche degli incontri con le categorie professionali, con gli operatori economici, con i vari soggetti anche dell'associazionismo che operano, per capire che cosa possiamo costruire insieme e su quali fondi si può andare a mettere mano. È uno schifo che questo paese abbia fondi bloccati, che restituisca, non copra, garantisca il tasso di copertura dei finanziamenti comunitari, e poi noi non siamo. I soldi ci sono, bisogna trovarli. Certamente non posso accedere all'idea, dammi un assegno, staccami un assegno da 500.000 euro e poi ci penso io, non lo farò mai. Quindi il rapporto con i comuni, molto importante. Il rapporto con i comuni connessa a un'idea sulla quale sto cercando anche di martellare un po' con i comuni. Il parco del laboratorio dello sviluppo sostenibile, se no sono chiacchiere. È sostenibile, che vuol dire per noi? Chiedo scusa a chi mi ha già ascoltato. Sostenibile vuol dire, in primis, compatibile con le scelte di salvaguardia ambientale. Secondo, sostenibile dal punto di vista economico. Terzo, sostenibile dal punto di vista sociale. Quarto, sostenibile dal punto di vista istituzionale. È inutile creare strutture, sovrastrutture, consorsi e quant'altro in scatole se noi non abbiamo una concezione di semplificazione delle procedure che noi dobbiamo garantire. Vorrei ricordare che in questi giorni, in questo tempo che è passato, e purtroppo sta passando velocemente rispetto alle cose che avevo in testa di fare e al tempo che mi ero dato, abbiamo dovuto affrontare alcune questioni delicate, innanzitutto alcune questioni di natura economica del parco, pur essendo state regolarizzate alcune cose negli ultimi anni. Abbiamo dovuto fare attenzione a delle cose che erano state trascurate, mi dispiace dirlo, la sicurezza dei luoghi. Io devo garantire, il direttore deve rispondere a me della sicurezza dei luoghi, perché se io ho un centro visite e un centro visite non è a norma, è un guaio. Dico queste cose per far comprendere che tutta questa roba si può fare, bisogna metterla però in un progetto complessivo. Oggi faccio prima questa cosa, domani faccio quest'altra, l'importante è avere una visione d'insieme. Vorrei, mi avvio alla conclusione, ricordando un'altra cosa critica che ho dovuto gestire. E c'è un patrimonio di contenzioso non indifferente del parco. Ho incontrato l'Avvocato Generale dello Stato, Giustin Benti, ho incontrato il Procuratore Generale della Corte dei Conti, sto cercando di chiarire un po' di nodi ingarbugliati del passato, perché ci sono. Vorrei da ultimo ricordare una cosa di cui ieri mattina ho parlato a L'Aquila, con la regione Abruzzo, dopo aver sollecitato la regione Molise, che avevo invitato a svolgere un ruolo propellente, atteso che era la regione più piccola, quindi poteva essere, ma ho visto stentare la macchina. Con Lazio non ci ho provato immediatamente, perché secondo me è meglio. Ed è un dato significativo. Il piano del patto è stato predisposto, Dorazio, 10 anni fa. 2010. Ok? 10 anni fa. Il piano del parco non è uno strumento attivo. Che cosa vuol dire questo? Che la gente vede il piano del parco ha un effetto di trasferimento immediato sul piano di attività economiche e produttive. La gente, se la gente, la mitica gente, no? Per fare successi elettorali, non è la sotto il nostro caso, non ce ne frega niente. Ma la gente, se non vede le ricadute che derivano da aspetti di positività, dice la conservazione è solo conservazione passiva. Mi piace ricordare, come atto di stile anche, e la ringrazio per essere presente, rappresentante della famiglia Sipani, per una delle prime cose che ho fatto, fra l'altro è stato partecipare al consiglio di amministrazione della Fondazione Sipani,
E credo che faremo degli altri ragionamenti strada facendo, perché peraltro ai fini degli studi, ringrazio anche Luigi che mi pone tanto, Luigi e non solo Luigi, ci sono anche altre persone in questa sala che ogni tanto mi mandano messaggi di riflessione. C'è un patrimonio, voi caricate, io però devo gestirli, quindi c'è un patrimonio di documentazione storico notevole. L'avevo visto la sera che sono venuto a Vendetta Barriera, per i sotterranei a vedere. So che presso la fondazione ci sono molti materiali. Allora, i materiali o cantano per il presente e per il futuro, o non canteranno più. C'è un patrimonio di archivi, di archivio, di storia, di filmati, eccetera, importantissimo, che può essere messo a frutto. Il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise è uno dei vecchietti d'Italia, anzi con il Gran Paradiso, il vecchietto d'Italia. Fra tre anni, due anni e mezzo, già celebreremo il centenario. Tutta questa roba per il centenario deve cantare, viceversa. Avrò speso qualche soldo a vantaggio delle Ferrovie dello Stato andando in treno fino a Isernia o in autobus fino ad Avezzano, o in treno una volta in decombo fino ad Avezzano. Avremmo fatto spendere qualche soldo al parco per le missioni del presidente, ma non avremmo combinato perché. Mi chiedo scusa se l'ho tirata un po' lunga, ma l'occasione era troppo ghiotta, avendo qui in sala molte persone autorevoli che hanno fatto anche la storia di questo paese, ma anche la vivono. E devo ribadire un aspetto su cui ho battuto quella sera a Vendetta Barriera e che, su quale bisogna continuare a battere. C'è una necessità di fondo ed è quella del coinvolgimento dei giovani in questa operazione. Dopo che voglio fare il discorso del nonno che vuole coinvolgere i giovani, ma perché senza un'irrorazione, diciamo, questa cosa non può. Ho capito una cosa in questo periodo. Ho girato un po', ovviamente. Nell'Abruzzo, nel lato abruzzese, il gioco tiene significativamente, le persone ormai, quando da ragazzo, da giovane studioso, quando facevo il piano dei parchi del Lazio, per esempio, no? La sera, ha ricordato Carlo Auswald, che la sera ci chiusero a Camerata Nuova nella casella dei Carabinieri, facendo un incontro, e dovevo uscire dalla retrobottega, perché il tema di fondo era: voi volete i parchi sono la riserva indiana, questa era la riserva indiana, ognuno se l'è sentito dire. Bene, noi questa logica di riserva indiana la dobbiamo abbattere. L'Abruzzo già l'ha capito abbastanza. Vi devo dire però che il pezzetto del Molise, i cinque comuni molisani, sono ancora bloccati lì, vogliono capire quale può essere, nonostante ci siano tra l'altro dei sindaci e delle sindachesse giovani, capire. Versante laziale mi sembra già un po' più vivace, ma lì c'è l'effetto attrazione, c'è Frosinone che tira, cioè con tutti luci e ombre. Vabbè, l'ho fatta lunga. Buon pomeriggio, grazie di essere venuti. Il libro di sindacato ha fatto benissimo a riprodurre questo libro, anche per un altro aspetto. Nella parte successiva, molti delle persone presenti in questa stanza saranno state tormentate da piccioni che gli avranno ficcato un microfono di fronte a una telecamera per fare delle registrazioni, e hanno fatto bene a farlo. Ma c'è anche una parte interessante, che sono anche quelle parti in cui sono ripresi alcuni dei documenti. Ringrazio per avermi regalato questo originale, morsicato, rodicchiato dal gatto. Ma ci sono anche dei documenti importanti, però ribadisco fortemente, tutta questa roba, se non diventa progetto, sta là. E se non diventa esaurita la spinta paraedilizia, propulsiva, no, ma anche la spinta, diciamo, sfruttativa, no? di sfruttamento, è roba che rimarrà là, invece noi
dobbiamo dare speranza e progetto su queste cose. Non è facile, e non è facile con i tempi che corrono, perché siamo distratti da molte cose. Peccato che qualche imbecille non si è accorto che oggi non siamo in una giornata di primavera. Non dovremmo essere una giornata di primavera. Ieri sono andato in campagna da me a vedere che stavano potando, e vedo già le accende. Questa cosa non va assolutamente bene.